tutti, io sono Fabio, benvenuti a questo video approfondimento dedicato alle cuffie Hollow Audio S5X. Prima di entrare nel dettaglio vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per ricevere tutti quanti gli aggiornamenti futuri da Milk Audio Store sul mondo del Pro Audio. Hollow Audio è un'azienda giovane, azienda slovena, che produce cuffie di riferimento per registrazione, mixaggio e mastering. Oggi abbiamo in prova il modello S5X, sono cuffie di riferimento per mixaggio e mastering, vengono chiamate anche immersive headphones, ovvero cuffie per il suono immersivo. E secondo me è un aggettivo azzeccato, in quanto sono state sviluppate per poter far fronte ai nuovi standard Dolby Atmos, quindi quelle registrazioni e riproduzioni a 360 gradi. Le Hollow Audio S5X suonano infatti molto avvolgenti, aperte, super lineari nelle medio-basse frequenze. Ma incominciamo a parlare da prima della parte costruttiva e quindi dei materiali che vengono utilizzati. Costruttivamente ricordano molto le HPG con archetto principale in metallo, ma sicuramente anche a primo occhio le Hollow Audio risultano più resistenti, con la parte superiore dell'archetto in acciaio inossidabile lavorato in modo da essere veramente rigido ma allo stesso tempo molto leggero, e la parte invece inferiore con uno spessore diciamo molto considerevole di pelle nautica artificiale davvero molto morbida. Abbiamo due bellissimi padiglioni in noce americano, questo garantisce anche l'aspetto unico delle cuffie, in quanto tutto dipende dalle venature naturali dei padiglioni, quindi del legno. I due cuscinetti invece risultano molto morbidi, sono composti di schiuma acustica ricoperti invece da uno strato di similpelle, al tatto è davvero molto molto morbida. Le cuffie sono di tipo circumaurali, quindi tutto attorno al nostro orecchio, hanno un diametro esterno di 95 mm, interno 57,5 mm e di profondità ben 2 cm. Magnete al neodimio, trasduttore dinamico con bobina a doppio strato per una risposta in frequenza che va da 15 Hz fino a 22 kHz e un SPL di 108 decibel. L'impedenza è di soli 50 ohm, questo è molto utile per poterlo utilizzare con qualsiasi tipo di device, quindi qualsiasi tipo di scheda audio esterna. È un'impedenza davvero bassa, quindi non c'è bisogno di avere un preamplificatore per cuffie, garantendo così alle cuffie una versatilità senza precedenti, quindi possiamo proprio utilizzarle con qualsiasi tipo di device. Il cavo mi è piaciuto molto, è un cavo di tipo Y, abbiamo i connettori dorati sia nella parte dei padiglioni che nella parte terminale a 6,3 mm con l'adattatore, ma si può anche togliere l'adattatore e avere ovviamente solo il 3,5 mm dorati anche questi. Mi è piaciuto il fatto che, come vedete, è ricoperto almeno per metà, per la parte che non va ad Y, con del tessuto. Questo praticamente è utilissimo per evitare ovviamente tutti quanti gli attorcigliamenti, quindi davvero molto molto apprezzato. Le cuffie sono molto comode, molto morbide, si adattano molto bene con un sistema di serraggio di scorrimento che posso farvelo vedere, è molto molto facile da utilizzare, sicuramente molto solido questa tipologia di scorrimento, ma allo stesso tempo è anche molto fluido da utilizzare. Ma veniamo ovviamente al suono, perché questa è la parte più importante per una cuffia. Qui ovviamente dovete fidarvi della mia personale sensazione, ognuno sente in modo differente ed è sensibile con le proprie orecchie a frequenze in modo differente. Ovviamente noi non siamo delle capsule microfoniche, quindi non usciamo di fabbrica con le nostre orecchie prettamente intonate e lineare, quindi ognuno sente un po' differentemente l'uno dall'altro. E per questo motivo, oltre ovviamente a raccontarvi la mia esperienza uditiva sia nel mix che nel master, vi invito a provare il materiale audio direttamente in negozio e nelle sale ascolto della Milk Audio Store. Avete i link in descrizione sia del prodotto e sia del sito Milk Audio Store, dove potete vedere tutti quanti i contatti utili appunto dello store. Sono cuffie aperte, quindi open back, ma per personalmente ho notato una sensazione di isolamento acustico
maggiore rispetto ad altre cuffie, quindi mi sentivo comunque abbastanza isolato dalla stanza, probabilmente perché presentano parecchio materiale nella parte appunto dei padiglioni, nella parte esterna, quindi materiale di acciaio, di copertura in metallo. Abbiamo comunque delle aperture, però sono molto fini, quindi secondo me questa parte qui copre abbastanza e quindi non sono proprio aperte come molte altre cuffie. Le ho utilizzate per diversi mix e vi posso dire senza tanti fronzoli che sono cuffie molto valide e dal prezzo molto contenuto, considerando comunque la risposta in frequenza e il suono. Ho apprezzato tantissimo la linearità su tutto lo spettro delle frequenze medie e questa caratteristica la vorrei sottolineare molto, in quanto è la parte più importante di ogni mix. Oggigiorno molti utenti finali, purtroppo, e lo ribadisco purtroppo, ascoltano su dispositivi mobile come telefoni, quindi le frequenze riprodotte di questi dispositivi sono pressoché quelle medie, non ci dobbiamo aspettare delle basse frequenze e neanche delle alte frequenze molto dettagliate, anzi sono molto harsh, come si suol dire. Le basse frequenze sulla cuffia Hollow Audio S5X non mancano, pur essendo delle cuffie aperte ovviamente, le quali solitamente, proprio per la loro caratteristica di padiglione aperto, non sviluppano basse frequenze molto presenti. Sono molto morbide, non preponderanti, come anche le frequenze alte, sono molto piacevoli all'ascolto e non sono per niente fastidiose. Non stancano anche dopo ore di lavoro, devo dire. Ho notato personalmente un piccolo notch, quindi un bump, un boost sulle 3-4 kHz, quindi un piccolo boost proprio sulla parte delle voci, e da un lato potrebbe essere un boost positivo, nel senso che comunque siamo intorno alle frequenze della voce, quindi durante la fase di mixaggio può essere molto utile andare a sentire precisamente la voce, ma che a lungo per un orecchio sviluppato si fa notare questo boost. Ovviamente queste sono impressioni personali, ho avuto io durante il mixaggio e mastering. Ovviamente voi potreste sentire cose anche differenti. Come sempre vi rimando ai link in descrizione per saperne di più, per l'ascolto direttamente dalla Milk Audio Store. Io sono Fabio e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!